Salve a tutti, ben ritrovati. Oggi vi voglio parlare di un punto a costo molto, molto carino, molto divertente anche da realizzare e che vi tornerà utile ora che la stagione sta variando e ci si prepara già a lavorare i punti, che i capi che indosseremo nella stagione più fredda. Si chiama Coste, appunto, Muschio in Rilievo. In realtà è un titolo che fa un nome che fa pensare a qualcosa di complicato, ma vi assicuro che è un punto semplicissimo da realizzare, anche perché si lavora solamente con diritti e rovesci su quattro ferri e con un numero di maglie multiplo di 7 più 3. Quindi veramente qualcosa di semplice. Ah, un punto non reversibile, ma con un suo rovescio molto bello, molto pulito, molto ordinato, e il che consente di realizzarci anche delle sciarpe, delle coperte, degli scialli o qualunque elemento che necessiti di essere visto su entrambi i lati. Questo punto si realizza poi con filati grossi a partire dalle lane e dagli acrilici a 5 capi, con i ferri proporzionati. Io in questo caso avevo utilizzato un acrilico Mondial Crilli e dei ferri da 3,5. Quindi niente, nessun tipo di filato che non abbiamo già in casa, e con dei ferri normalissimi per il loro spessore. Per realizzarlo, adesso io ho già montato 7, 14, 17 maglie, sposto il campione e vi faccio vedere come lavorarlo. Come si lavora? Allora, nel primo ferro, e siamo sul diritto del lavoro, lavoro 3 rovesci, 3 rovesci, e poi un modulo da ripetere sino alla fine del ferro, composto da un diritto, un rovescio, due maglie a diritto e tre rovesci. 1, 2 e 3. Lo vado a ripetere ancora una volta. Nel mio caso, poi voi lo ripeterete tante volte quante sono quelle che avete realizzato come ripetizioni. Abbiamo un diritto, un rovescio, due diritti e tre rovesci. E questo è il modulo da ripetere nel primo ferro. Adesso, nel secondo ferro, io vado a lavorare le maglie così come si presentano. Avrò quindi 3 diritti e poi un modulo da ripetere sino alla fine del ferro, composto da 2 maglie a rovescio, un diritto, un rovescio e 3 diritti. Ecco, questo modulo che abbiamo visto è composto da 2 rovesci, mi ero già perso, un diritto, un rovescio e 3 diritti, 1, 2 e 3. Facilissimo anche il secondo ferro. Adesso nel terzo ferro invece lavoriamo 3 maglie a rovescio, e poi, come in tutti i ferri, dopo le 3 maglie iniziali c'è il modulo da ripetere sino alla fine del ferro, e in questo caso è formato da 2 maglie a diritto, un rovescio, un diritto e 3 rovesci. Lo vado a ripetere ancora sino alla fine del ferro, e ho due diritti, un rovescio, un diritto e tre rovesci. Ecco, sì.
siamo già giunti al quarto e ultimo ferro. In questo quarto e ultimo ferro lavoriamo semplicemente le maglie così come si presentano e quindi avremo le prime tre maglie iniziali a diritto, seguite da un rovescio, un diritto, due maglie a rovescio e tre diritti. Ripeto il modulo, un rovescio, un diritto, due maglie a rovescio e tre diritti. Ripeto e così ho concluso il primo modulo. Naturalmente, come in tutti i lavori, la prima ripetizione non dà l'idea del punto in sé, bisognerà proseguire più e più volte, fare più e più ripetizioni in maniera tale prima di poter vedere il disegno in un modo un po' più leggibile. Qui adesso sembra quasi che io non abbia fatto niente, in realtà ho già posto le basi per questo lavoro qui. Io vi ringrazio tutti quanti per aver seguito anche questo video tutorial. Mi rendo conto, tra l'altro, brevissimo, però il punto è talmente semplice, è talmente facile, che è inutile spiegarlo di nuovo, stancandovi anche con la mia voce. Quindi ringrazio di cuore tutti quanti, quelli che mi hanno seguito e quelli che si sono collegati oggi per la prima volta, e a loro voglio dire che se gli fa piacere possono iscriversi al canale e attivare l'icona delle notifiche per restare sempre aggiornati sui lavori che andrò a pubblicare. E auguro a tutti quanti di cuore una felice serata e tante belle cose. Ciao!